Sull'articolo che abbiamo trovato sull'argomento si parlava di un fenomeno che si stava evidenziando da qualche giorno, ma l'articolo che abbiamo letto risale al 2023, lo scorso anno, probabilmente solo arrivato in Italia adesso, legato alla decisione europea di dare il via all'utilizzo delle farine di insetti nella produzione alimentare. Varie aziende riportano tra i loghi distintivi quello rappresentante una raganella con gli occhi rossi, si tratta del simbolo della Rainforest Alliance, organizzazione non governativa la cui missione è lavorare al fine di garantire condizioni di vita sostenibili ai coltivatori, conservare la biodiversità e ciò che a questi temi può essere legato. Ora tale logo è al centro di teorie diffuse sui social con video virali che vogliono associare il marchio a prodotti contenenti farine di insetti e di rane. L'ONG ha respinto categoricamente l'accusa, relegandola tra le fake news. La scelta dell'utilizzo della raganella come simbolo e mascotte è dovuta alla sua importanza come bioindicatore. Molti supermercati hanno voluto rassicurare la clientela sul non utilizzo tra gli ingredienti dei loro prodotti di farine derivanti dagli insetti, come viene specificato nella lista degli ingredienti. Qualcuno suggerisce che tali fake news siano state orchestrate ad arte cercando di screditare l'attività di attenzione all'ambiente dell'ONG. Quindi la raganella con gli occhi rossi non è simbolo di farina derivante dagli insetti, ma dell'attenzione alla biodiversità di quest'azienda. Le maioliche le trovi alla farmacia San Giovanni a Borgo San Giovanni, una serie di detergenti, creme profumate per il viso e per il corpo e prodotti per l'igiene dalle fragranze evocative. I loro profumi ricordano luoghi e ambienti della nostra Italia. Il loro design ricorda le classiche ceramiche della tradizione, simbolo di ricercatezza e raffinatezza. Le maioliche, un regalo unico, originale e prezioso. Alla farmacia San Giovanni, a Borgo San Giovanni, Chioggia, aperta tutte le domeniche mattina.